alla fin fine questo periodo di ipocinesia, chiusi, segregati in casa, ha risvegliato la voglia della gente di muoversi, e questa è una grande iniziativa per muoversi all'aperto, in sicurezza ovviamente, mantenendo le varie distanze, però insomma si è visto come la gente ha bisogno di muoversi per star bene. Estate in movimento, ripartita anche quest'anno. Spazi e corsi per promuovere la salute, il movimento e la diffusione degli stili di vita, coinvolgendo le realtà locali che si occupano di wellness e salute. Da lunedì al venerdì i ritrovi sono nella Pineta di Barcola, ma anche al Quadrilatero di Melara. I corsi sono offerti a persone di tutte le età e comprendono le attività più svariate, dalla flash dance per ragazzi adulti, alla ginnastica dolce, il rilassamento guidato, la baby dance, la ginnastica posturale e tanto altro. L'appuntamento di stamattina ha visto la pratica della ginnastica dolce. I corsi sono gratuiti, sono già partiti il 1 luglio e continueranno fino al 31 agosto. Sono contenta, ho rivisto tutti i miei amici dell'altro anno e con Lorenzo mi trovo bene. Io conoscevo già la Ganà, che ho fatto dei altri corsi in palestra con lui, e ho fatto anche l'anno scorso con questo tipo di ginnastica che è validissima. Noi che siamo un po' acciaccati di età eccetera, cerchiamo di riprendere. Ma tutte sprint, triestine, sprint, ecco. Com'è riprendere a fare attività assieme anche con gli bellissimo, amici? Bellissimo, bellissimo, anzi ogni anno hanno cominciato alle 9:30, quest'anno alle 9, come mai? Non si sa, è vero? Però intanto si ricomincia. Sì, anche comunque è bellissimo, non si vedeva l'ora di iniziare. In questo contesto, per fare sport assieme ma anche in sicurezza, bisogna comunque rispettare le norme in contrasto alla diffusione del Covid, quindi stare a distanza di almeno un metro tra persona e persona, obbligo di igienizzare le mani dopo l'accesso al corso, non condividere borracce o bottiglie, non scambiarsi oggetti tra i partecipanti. 3 mesi sono stati lunghissimi, sono stati un grosso problema per tutte le società sportive, per tutto il mondo sportivo italiano, e a Trieste, che è una città estremamente sportiva, si è sentito molto. Noi, non nascondo che come associazione abbiamo avuto difficoltà in questi 3 mesi, ma non abbiamo voluto rinunciare a offrire alla città per questi 2 mesi, luglio-agosto, un'attività motoria che facevamo e proponiamo da 23 anni.